7 hanno un'età che va dai 9 ai 18 mesi. Accogliamo il giudice, il signor Francesco Cocchetti, con un applauso, bimpappino sul nome. E iniziamo con un passone della Boss. Continui pure. Ovviamente passa dietro. Pastore svizzero bianco. Azawak. Dietro. Visla o braco ungherese a pelo corto, prego. Vai Marane. Pastore scozzese a pelo corto. Ciao. Era così, così bella l'ingresso l'anno scorso, me l'ha messo di qua. Che... Pastore scozzese a pelo lungo. Bearded Collie. Cane lupo di Sarlos. American Staffordshire, dietro. Ti mando già anche così, vedi quando esci di là. Bull Terrier Standard. Whippet. Cane da pastore australiano Kelpie. Bedlington Terrier. Australian Cattle Dog. Beagle. Fox Terrier a pelo ruvido. Bull Terrier miniature. Basset Town. West Island White Terrier. Jack Russell.
piccolo levriero italiano. Scottish Terrier. Well Corgi Pembroke. Schipperke. E Yorkshire Terrier. Si preparano intanto nel pre-ring i migliori soggetti veterani e a seguire le razze italiane di questa prima giornata. Raggruppamento giovani, quindi come sempre abbastanza numerosi. Il giudice, il signor Cocchetti, ha già visionato i soggetti nel pre-ring, quindi darà un ultimo sguardo generale prima di procedere alla selezione. Sta già avvenendo infatti per il pastore svizzero bianco, il Weimaraner, che si accomodano al centro del ring d'onore, l'American Staffordshire Terrier, il Whippet, Bedlington Terrier, Beagle, Jack Russell, piccolo levriero italiano e Schipperke. Un ringraziamento agli altri soggetti, vi prego di non uscire dal pre-ring ma di uscire dalla parte a sinistra del ring d'onore. Li vedremo ora muovere singolarmente, a partire dal pastore svizzero bianco, come sempre tutti i giudizi devono essere eseguiti nello stesso modo, sia per quanto riguarda i giudizi tecnici del mattino, sia per quanto riguarda i giudizi nel ring d'onore, ossia il soggetto deve essere giudicato in stazione, ossia da fermo, e in movimento. Il movimento in andata e ritorno, con cui il giudice può visionare quelli che sono gli atti anteriori e posteriori del soggetto, e il giro di ring con i quali vede quelle che sono le linee superiori ed inferiori. E ora la volta del Weimaraner. Ripeto l'invito, intanto i veterani e a seguire le razze italiane nel pre-ring. Vediamo in movimento l'American Staffordshire. Whippet. È la volta del Bedlington Terrier. Beagle.
Jack Russell. Ed infine Skipper Key. Ulteriore preselezione per il pastore svizzero bianco, il Whippet e il Jack Russell. Un ringraziamento per cortesia non dal pre-ring. Abbiamo quindi tre finalisti, aspettiamo solo qualche istante per vedere l'ordine. Abbiamo atteso poco, vi dirò subito al terzo posto il pastore svizzero bianco. Al secondo posto il Jack Russell e miglior soggetto giovane Whippet.